proteste dei cittadini per le linee LAM. Gli abitanti di Pontetetto e Antraccoli sono sul piede di guerra dopo la rivoluzione del servizio bus a Lucca. La statua di Mito Rai danneggiata da un ragazzo, la polizia ha individuato il responsabile del vandalismo ai danni del centauro. Polizze auto Lucca tra le più care in Toscana, a dirlo uno studio del sito facile.it. La grande fotografia ritorna a Lucca dal 6 settembre al 6 ottobre. La Fondazione Banca del Monte ospita la seconda edizione di EPEA. Sport, Viareggio, tra mercato e nodi burocratici, la fideiussione presentata dai bianconeri non è conforme, ha detto la Lega, ma il problema dovrebbe essere risolto entro venerdì. Ben trovati ai telespettatori del TG Noi, si sollevano già proteste da parte dei privati cittadini e dei sindacati sulle linee bus navetta, nonostante siano in funzione da poco più di 24 ore. Ce ne parla Lorenzo Bertolucci. Sono entrate in funzione da poco più di 24 ore, ma hanno già sollevato le proteste di sindacati e cittadini le due nuove linee veloci di navette a Lucca, la LAM rossa e la LAM verde. Sul piede di guerra, in particolare, ci sono i residenti di due popolosi quartieri del capoluogo, Pontetetto e Antraccoli, penalizzati, anche se in maniera diversa, dalla rivoluzione decisa dal comune e dal CTT. I rappresentanti dei cittadini hanno incontrato l'assessore alla mobilità Francesca Pierotti, un confronto piuttosto serrato durante il quale hanno esposto i problemi. Con la LAM rossa Pontetetto è rimasta completamente senza navette. Ad Antraccoli il problema riguarda soprattutto le case popolari di Via Fonda. La soppressione della linea 15 obbliga adesso i cittadini a fare centinaia di metri a piedi per andare alla fermata sulla Via Romana, ritenuta molto pericolosa. L'esito dell'incontro è stato tutt'altro che positivo. Ha detto che stanno cercando di equiparare le linee extraurbane con le stesse tariffe dell'urbane per poter usufruire anche di quelle. Noi gli abbiamo risposto che comunque non sarà la stessa cosa e che comunque fanno dei monitoraggi anche sulle linee che hanno già fatto. Eventualmente se ci sono degli aggiustamenti da fare verificheranno fra qualche settimana. Insomma. Però non siamo andati oltre, insomma, non è che siamo molto ottimisti. L'assessore Pierotti ha garantito il suo impegno, stiamo raccogliendo le indicazioni per poi apportare eventuali modifiche, ci ha spiegato, ma soprattutto ad Antraccoli l'aria che si respira è piuttosto pesante. Il quartiere di Antraccoli non può assolutamente accettare che siano stati fatti dei cambiamenti così penalizzanti per le fasce deboli, non può perché non c'è alternativa, ci levano il servizio, siamo a piedi, non si va in ospedale, non si va al lavoro, non si va a scuola. Cosa avete intenzione di fare? Adesso decideremo, ma non saranno sicuramente azioni indolori, diciamo così, non saranno soluzioni indolori, ci saranno delle cose grosse, gravi e il Comune se ne assumerà per intero la responsabilità, il Comune, la Regione, l'azienda erogatrice del servizio, questa situazione non può finire così. Nuova operazione di controllo contro l'abusivismo commerciale della Capitaneria di Porto di Viareggio, questa volta a Marina di Pietrasanta. La Guardia Costiera infatti ha sequestrato oltre 2.500 pezzi per un valore commerciale di circa 35.000 euro tra borse, vestiti, occhiali, portafogli e orologi. E ancora cronaca, denunciato per furto aggravato e continuato un lucchese 49enne, denunciato dalla polizia per tre furti ai danni dello stesso bar di Sant'Anna. Il primo risale a febbraio, quando avrebbe portato via oltre 1.000 euro dalla cassa, l'ultimo è di maggio. Gli investigatori sono risaliti a lui comparando diverse immagini di varie telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Parliamo adesso del Centauro, l'opera di Igor Mito Rai danneggiata da un 17enne. La polizia ha individuato il responsabile dell'atto vandalico avvenuto il 26 giugno. Ce ne parla Roy Lepore.
È un ragazzo minorenne di Pietrasanta l'autore del danneggiamento della statua di Igor Mitorail, centauro esposta a Pietrasanta, al quale per una scommessa con degli amici di riuscire a salire fino alla cima della statua ha provocato la rottura della spada che gli agenti di una volante del commissariato di polizia di Forte dei Marmi hanno rinvenuta a terra subito poco dopo avvenuto l'incidente. Per quanto riguarda le indagini serrate e molto veloci hanno portato risultato abbastanza importante, come conferma il dirigente del commissariato Enrico Parrini. Li abbiamo trovati a seguito di un'indagine in senso tecnico, quindi usando le testimonianze delle persone e la nostra conoscenza degli ambienti giovanili. Non è stato neanche facile riuscire ad ottenere una dichiarazione di verità in questo senso, perché ci siamo scontrati con una visione di gruppo, quindi di tutela dell'amico, che è stata veramente anche difficile da vincere. Comunque alla fine, essendo ragazzi normali e privi di caratteristiche delinquenziali in senso vero e proprio, ma semplicemente forse molto così ingenui o scapestrati, abbiamo ricostruito la dinamica con ogni sicurezza. Mi ha telefonato l'avvocato della famiglia chiedendomi un incontro che sicuramente domani avverrà, perché avevo già dichiarato sia agli organi di stampa che ai televisivi di aver avuto il piacere di volerlo incontrare, il ragazzo esecutore del fatto, ma per cercare di capire le dinamiche da sindaco ma anche da specialista del settore. E devo alla luce di questo dire anche che a nome di tutta la città chiedo scusa al maestro Igor Mitorail, me ne farò personalmente interprete. Insoddisfatto dalla risposta molto interlocutoria, così il consigliere regionale Giuseppe Del Carlo in quota UDC si è detto dopo la risposta alla sua interrogazione data dall'assessore regionale alla presidenza Vittorio Bugli, che ha promesso un tavolo speciale per affrontare la crisi della Fondazione Carnevale di Viareggio. E ha proposto anche una riunione tra i coordinatori delle aree cultura, turismo, formazione e sviluppo. Bugli ha riferito inoltre anche di un decreto di impegno e liquidazione per assegnare al Carnevale un finanziamento di 200.000 euro. Ed è stato approvato il piano paesaggistico della Toscana. Nonostante le proteste del settore lapideo, la proposta ottiene il via a maggioranza del Consiglio regionale. Evidentemente abbiamo dei problemi di audio, probabilmente riusciremo a tornare, mi faranno sapere dalla regia se riusciremo a tornare sul servizio. La notizia comunque è questa: è stato approvato proprio il piano paesaggistico della regione, ha incassato il via libera del Consiglio regionale, era stato molto discusso, aveva destato, lo ricorderete, anche sentite proteste di tutto il settore lapideo che aveva incrociato le braccia per due giorni, appunto perché si trattava di discutere sul controverso, molto controverso, piano cave, quello cioè che andrebbe a tutelare lo skyline delle Apuane. Quindi mentre da un lato il presidente Rossi si dice soddisfatto, ancora non si placano le polemiche del settore lapideo. Videosorveglianza, parliamo di queste novità. Si è tenuto infatti in prefettura un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato ai sistemi di videosorveglianza. Il comune di Forte dei Marmi ha annunciato che installerà 12 nuove telecamere, mentre a Porcari saranno 8 i nuovi punti videosorvegliati. E niente quotidiani, il sindaco scrive alla prefettura. Il comune di Piazza al Serchio ha inviato una lettera alla prefettura chiedendo proprio un intervento per il disservizio della mancata distribuzione dei quotidiani sul territorio. Il problema, ha spiegato il sindaco Fantoni, sarebbe da imputare all'agenzia di distribuzione stampa che nega la consegna dei giornali in vari punti vendita. Ciò lede il diritto all'informazione e il diritto alla parità di trattamento delle realtà periferiche e montane, ha affermato Paolo Fantoni.
Parliamo adesso di polizze auto, spetterebbe proprio a Lucca, un primato non certo felice della città in cui si pagano polizze molto elevate. Sentiamo. Nella speciale classifica delle 10 province regionali non guadagna il podio, ma quella di Lucca si conferma tra le più care quando si parla di assicurazione auto. A dirlo è un focus realizzato dal sito facile.it che ha messo a confronto i prezzi annuali registrati nelle province toscane per 3 profili standard di automobilisti. Per tutte e 3 le classi di merito esaminate i premi più alti si concentrano a Massa Carrara, Prato e Pistoia. Ma Lucca arriva subito dopo con una media di 441 euro per la prima classe di merito. Nel secondo profilo, donna alla guida di un 1.400 in quarta classe, Lucca va un pochino meglio e si piazza al quinto posto con 417 euro contro i 560 di Prato. Nel caso di polizza riservata a un neopatentato, Lucca guadagna il quarto posto con 1.538 euro. Dunque è tra le più care, anche se a notevole distanza da Massa Carrara che vince la speciale classifica con 2.095 euro. Se state cercando la provincia più economica non ci sono dubbi, è Siena, con i prezzi più bassi praticati in Toscana in tutte le classi di merito. Eccoci tornati in studio, risolti invece i nostri problemi di audio, possiamo tornare a parlare nel dettaglio del piano paesaggistico approvato in regione. In cassa il via libera dal Consiglio regionale il discusso piano paesaggistico. Servirà a tutelare e abbellire il volto amato della dolce patria nostra. È con queste parole, prese in prestito da Piero Calamandrei, che il presidente Enrico Rossi ha concluso il suo intervento in aula sul progetto che aveva però scatenato la protesta del distretto Lapideo Apuo Versiliese e la serrata organizzata dall'Associazione Industriali di Massa Carrara. Quello che le imprese del marmo avevano bollato come piano nato male, concepito peggio, collegato a faziose ideologie ambientaliste, ha però avuto l'ok dell'Assemblea che si è espressa a maggioranza con l'astensione di Forza Italia. Per quanto riguarda le Alpi Apuane, il cosiddetto piano cave in applicazione alla legge Galasso del 1985 salvaguarda le vette e le creste oltre 1200 metri. Lo skyline delle Apuane viene tutelato, ha detto Rossi, e per il resto si lavora ma con nuove regole. Una prestigiosa commissione per 12 giovani, 12 talenti europei scelti proprio ad hoc, e così la città si prepara ad ospitare la seconda edizione dello European Photo Exhibition Award. 12 giovani, 12 talenti europei scelti da una prestigiosa commissione. Lucca si prepara ad ospitare la seconda edizione dell'European Photo Exhibition Award. Dal 6 settembre al 6 ottobre le sale espositive della Fondazione Banca del Monte accoglieranno la rassegna promossa dall'ente di Piazza San Martino e da altre 3 fondazioni di Portogallo, Norvegia e Germania. Dopo il successo del 2012, le novità di questa seconda edizione sono state illustrate da Giuliano Nieri, vicepresidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Elisabeth Franchini, referente del progetto per la Fondazione, ed Enrico Stefanelli, curatore della mostra. Innanzitutto un maggior coinvolgimento dei paesi europei, perché da 4 paesi che erano nella prima edizione siamo passati ad 8, quindi abbiamo già raddoppiato. Questo anche perché comunque ci sono degli input di altre fondazioni che vorrebbero entrare a far parte del progetto, e comunque una visione ancora maggiormente europea dello sviluppo del tema, che in questo caso era the new social, quindi i cambiamenti che la popolazione europea sta subendo a causa della crisi economica e a causa delle guerre che ci sono, quindi dei flussi migratori che ci sono dai paesi limitrofi. Anche quest'anno, oltre all'esposizione, EPEA proporrà tante iniziative collaterali. Tra queste, la mattina del 6 settembre, fotogiornalismo e new media, un seminario organizzato dall'agenzia Contrasto sui nuovi linguaggi di comunicazione. Nel pomeriggio, prima del taglio del nastro, una conversazione sulla fotografia con Roberto Koch e Pier Giorgio Branzi. E quando mancano ancora circa 2 mesi al premio Viareggio Repaci, che sarà assegnato appunto il 30 agosto, la giuria ha annunciato i nomi dei finalisti di ciascuna delle 3 categorie. Per la narrativa sono Michele Mari, Antonio Pascale e Francesco Pecoraro, e poi
per la poesia Alessandro Fo, Paolo Ruffilli ed Elena Salibra. Per la saggistica saranno Gian Arturo Ferrari, Luciano Mecacci e Massimo Raffaeli a contendersi il premio. Annunciati anche i premi speciali, i riconoscimenti sono andati allo storico Paul Ginsborg, al musicista Sergio Sandrelli, scomparso l'anno scorso, e alla studiosa Silvia Chessa. Ed eccoci pronti per un tuffo nella dolcezza, una pioggia di zucchero, caramelle e non solo, tante altre squisitezze per le fotografie da mandare al concorso su Instagram e Gusto. Una vera pioggia di zucchero, cioccolata, frutta, squisitezze di ogni tipo. Sono già oltre 250 le foto con hashtag DolceIPS valide per la quarta settimana dell'Instant Photo Show. Di cosa si tratta? È il challenge dedicato a chi ama condividere le proprie foto sul social Instagram, organizzato dalla SIPSI, Società Italiana dei Professionisti delle Scienze dell'Informazione, il sostegno della cooperativa Linchetto e lo studio Wasabi col patrocinio di Noi TV. Lunedì si è chiusa la terza settimana, quella dedicata ai secondi piatti. La quarta settimana è cominciata da pochi giorni e ha registrato un vero e proprio boom di scatti. Fino a lunedì prossimo sarà possibile postare su Instagram le proprie foto, obbligatoriamente usando l'hashtag DolceIPS e quello della sfida Instant Photo Show. E adesso spazio alle notizie sportive.